Ah, eccoci qua. Buonasera, 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 buonasera. Signore e signori, buonasera! Però non spacco la scrivania, ecco come. No, scusi, vorrei. Grazie mille. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Bentornati. Anche questa sera, questa notte, sottovoce nella notte, e c'ho ancora sto baffo che mi stuzzica il naso. Come ve la passate, amichetti, principessine belle? Eccoci qua. Ah, eccoci ancora qua a lavorare a questa situazione. Che bello, che bello. Dunque, ci eravamo lasciati con una situazione abbastanza promettente, in realtà. Siamo messi benino, pompon. Benino. Dobbiamo solo migliorare un po' qui tutta la situazione, rendere queste cose qua delle statue, fare un po' di movimento qua, un movimento sexy, una mano alla cintura e un movimento sexy, appunto. Direi, bando, stasera ce la prendiamo proprio rilassata. Io sono calmo, sono pacato. Ci lavoriamo a questa cosa, ci facciamo le nostre situazioni. Oh, e chi ci corre dietro? E che ci frega? E che ci importa se l'oste Arvino ci ha messo l'acqua? Ne approfitto per migliorare un pochino qua la topologia della situazione, la geometria di questa tenso struttura. Buonasera Francesco, buonasera, ben ritrovato. Dunque, pensavo questa notte che effettivamente questa si continua con la camera degli incubi, ma molto rilassati. Sono rilassato stasera, voglio rilassarmi, non cercherò. Ah, intanto la musica, per l'amor del cielo. Vediamo. Electro Gaming Music. No, facciamo vai. Royalty Free Music, vai, fatta. Dunque, stasera non cercherò a tutti i costi di intrattenervi e di rendere la cosa interessante. Stasera è giusto, è proprio di relax. Stasera no, questa roba non mi serve. Stasera ce la prendiamo così, comoda, tranquilla. Che ci frega? Che ci importa se l'oste Arvino ci ha messo l'acqua? E noi gli dimo, e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Sì, questa sera tranquilli. Sono stanco. Ho fatto cose tutto il giorno. Basta, stasera basta, mi rilasso, mi faccio i miei incubi. Ah no, ho sbagliato, avrei dovuto includere anche questa roba qua. Quindi noi ce la prendiamo, estrudiamo tutto, facciamo G, Z. Oh là. Tiriamo giù per un po', giusto per dargli un po' di profondità, e poi ce la giostriamo un po' così, no? Facciamo. Il fatto che lì siano tre mi rompe un po' le uova nel paniere. Però in realtà posso giostrarmela così. Allora, posso giostrammer così. Intanto fare questo, poi. Ah, non me lo fa fare. Me lo fa fare per corto. No, shift R. Ah no, me lo fa. Ok. No, allora, la mummia di Tom Cruise in realtà è stato molto più bello di quanto chiunque nell'universo mi abbia lasciato far intendere. Cioè, mi abbia lasciato intendere. Io adesso sono sinceramente molto. Cioè, avrei.
Avrei davvero voluto vedere cosa avrebbero tirato fuori da questa situazione. A me non è dispiaciuto, cioè è un film della mummia, ragazzi, non è che mi aspettassi Matrix Revolution. Allora, adesso bisogna risolvere la situazione di qua. Quanti me ne servono? Me ne servono. Di sicuro uno, due, tre, quattro di sicuro. E li spostiamo un pochino più di qua. Quindi mi sarebbe davvero piaciuto vedere cosa avrebbero tirato fuori da questo nascente universo cinematografico. Nel frattempo mi si sente, non si è sbagasciato tutto l'audio, mi si sente forte e chiaro? Mi ricevete? Non lo so perché sto facendo il sotto che non si vedrà. Non lo so, mi andava di fare il sotto anche se non si vedrà. E poi facciamo sto abominio così. Che mi frega. Perché mi piace che fare il sotto. Il sotto è una parte fondamentale della nostra costruzione. Bevo un po' di Pepsi, se non vi dispiace. No, il sotto non lo so perché lo sto facendo. Non lo so. Però poi in realtà sì, hai ragione, perché qua ci metteremo tipo uno specchio d'acqua. E non so se farlo semitrasparente. Vediamo, vediamo. Per adesso piccole piccole cose, piccoli passi, piccole dosi, come diceva sempre. Non lo so. Pablo Escobar. Probabilmente lo diceva sempre sul serio. L'ho cancellato perché adesso non ci serve, probabilmente ci servirà nel futuro, ma il futuro è ancora distante. Preferisco fare prima degli aggiustamenti senza dover pensare a quello. Già devo aggirare questo. Già devo gestire un po' questo senza disintegrare ogni cosa. Allora, perché la mia idea era di scusate, ho soffocato un rutto incredibile. Camera dei segreti. Se non segreti. Perché sono in caps? No, stai buono. No, non è una cresta punk. È tutta questa situazione di promontorio, di cose. E volevo fare, visto come la faccia di Salazar si apre e lascia uscire il basilisco, volevo fare una situazione analoga col testone di Suzanne. Volevo fare in modo che si aprisse in qualche modo. Ma poi quando ci lavoreremo nasconderemo parte di questa geometria. No, questo non mi serve, mi servono questi due. Faremo in modo di occultare ciò che non ci serve. Ok, lo porterei addirittura ancora un po' più in là. Già così è di una difficoltà che lascia stare. Ok, poi semmai lo aggiusteremo in altro modo, in altra maniera. Faremo una roba un po' più manierista, un po' più. Esatto, creeremo marchi ingegni nascosti che probabilmente non si muoveranno o che non si apriranno da questo lato. Ok. Mi sembra che più o meno possa essere una situazione
avventurosa, no? Cammina, cammina, cammina. Si guarda, queste statue, questi spooky, spooky, spooky. Arrivi qua e c'è il faccione. Ok, no. Allora, fammi fare una situazione di questo genere. Ok. Dunque. A questo punto cominciamo a ricreare un po' di quella geometria che ho eliminato poc'anzi e vediamo di imbastire una situazione che ci serva di lezione. Allora, tutta questa situazione non ci serve per adesso. Cerchiamo di fare una roba che sia più o meno convincente e similare, che richiami un po' la nostra situazione di riferimento. Avresti lasciato fuori anche le orecchie. Può essere, sì. Possiamo però allora. Avvicinarla un po' di più a quella che è la banchina. Aggiungere una roba qua. Spostare questo un pochino più così. Qua poi ci sarà tutta una situazione acquaticus. Ma scusa, ma il problema è che poi non me lo nasconde anche qua. Se io lo nascondo di qua, poi di qua non è nascosto. Eh no, io lo volevo nascosto. Allora, intanto questo possiamo pensare di tirarlo un po' più indietro, giusto per fare in modo che esca di qua. Questo possiamo spostarcelo un po' più così per dargli un diverso tipo di profondezza e magari favorire una situazione delle orecchie un po' meno che sia un po' meno una merda. Ok, non mi entusiasma come si chiude qua, però possiamo fare aggiungere un taglio e cercare di ammorbidire qua questa transizione. Ok, qua mi va bene che sia così. Ok, no, secondo me va già bene così. Va già bene così. Ah, qua però perché non è tagliato? Perché? Ma lo tagliamo adesso. Che problema c'è? Non c'è nessun problema. Perfetto. Ah, qua anche. Ah, perché l'ho fatto mentre era. Ma guarda te, va. E allora dobbiamo crearcelo. Ciò che non c'è, ce lo facciamo da me. Come arale, mitica e speciale. Ok. Ah, è anche qua. Dov'è? Qua. Cioè che in realtà anche sti cazzi, perché poi alla fine non è che ci dia così tanto fastidio che
la nostra geometria abbia degli n-gons, come vengono chiamati in gergo, dei poligoni con n vertici. Segno anche questi tecnicismi, questi, come si dice? No, quello. Allora, a questo punto io direi di lavorare sulle statue e di rendere questo aggeggio qua una statua. Allora, questi li ho selezionati, questo lo deselezioniamo e questi li cancelliamo perché non ci serviranno dove stiamo andando. Questo è rimasto qua perché... No, fermo. Cancelliamo tutti tranne l'ultimo. Ma porca zozza, perché mi seleziona anche questo? Ok. L'ultimo che ci farà da modello. Dunque, questa roba la nascondiamo perché non ci serve al momento. Rimaniamo da soli con il nostro amico qua. Perché abbiamo del lavoro da fare. E del lavoro molto costoso in termini di prestazioni. Perché dobbiamo applicare tutti i modificatori che abbiamo lasciato in sospeso. Questo addirittura dobbiamo transform. No. Questo... No, scusami, questo dov'è? Questo chi è? Questo è questo. Ah, no, so io dov'è. Sotto questo è questo qua, ok. Allora dobbiamo trasformare questo da convert mesh from curve. Ok, poi dobbiamo applicare questo modificatore qua, dobbiamo applicare questi modificatori qua in ordine. È molto importante sempre, bambini, mi raccomando, applicate i vostri modificatori nell'ordine in cui sono. Ok, poi ok, qui ci mettiamo ancora un solidify e lo... No, io vorrei che me lo estrudessi però solo da un lato. Non si può? No, allora devo farlo nel modo brutto. Facciamolo nel modo brutto, tra l'altro. Oh, Gesù. Oh Gesù, oh Gesù, è peggio di quanto pensassi. Ok, no, vorrei che tu mi selezionassi. No, guarda, vorrei che... Vorrei... Ok. Oh no, oh no. Allora, no, scusami un attimo. Tu sparisci un attimo. Ok, lasciami da solo col mio dolore. Perché non capisco. Ah, oddio, no, no. Che terrificante avvenimento. Ok, dobbiamo sudarcela un po'. Devo praticamente... Oh no, ho levato troppa roba. Aspetta,
aspetta, scusate, scusa un attimo, ne nascondiamo queste schifezze. Devo rendere questo una statua. Quindi devo fare in modo... Le statue mica hanno tutti sti spazi, tutte ste situazioni. Le statue sono un blocco unico di cose, di roccia, di un'amalgama di materia che senza tutti sti spazi non sono... Sono proprio un blocco unico e quindi devo fare in modo che anche questo sia un blocco unico. E quindi devo fare in modo di rendere questo, di dare ulteriore spessore a questo, in modo che si fonda, che creare un punto dove possa, riesca a fondersi con la testa. E lo faremo attraverso un modificatore booleano. Detto così mi fa sembrare incredibilmente più hackerino di quanto io non sia. E verrà generata della geometria, della brutta geometria, della davvero orribile geometria, ma non ce ne frega. Intanto vorrei un attimino liberarmi di queste cose qua che mi fanno un po' cacare. Cioè, non mi serve che siano così. Ecco, tipo così, ma meno di merda. No, forse devo farlo una per una, granello per granello. Ah sì, perché sennò mi cancella anche quelle. E allora facciamolo granello per granello. E facciamolo. E allora facciamo. Ah no, però vedi, se lo faccio così me le seleziona in modo intelligente. Ok, ci liberiamo di un po' di geometria inutile. Così riusciamo anche a diminuire la nostra conta dei poligoni. Perché questo è davvero a risoluzione molto più alta di quanto non ci serva. Ok, ci basta molto molto meno. Perfetto. A questo punto quello che volevo fare era... Intanto questo... Ah no, ok. Selezionare queste due facce. Eliminare le facce. Eliminare... Esatto, devo far sì che sia un pezzo unico. Devo eliminare anche queste due facce. Almeno posso fare questo lavoro qua senza che vada tutto a bagasce. Ok, adesso poi estrudo, scalo in dentro. No, però scusami. Ok, estrudo, clic destro, scalo in dentro, va bene, perché poi tanto questa parte qua verrà fusa con la benda. E ok, insomma. Okay, no, ok, perché tanto devo fare lo stesso lavoro anche con questa. Ok, allora questo lo rinascondiamo momentaneamente. Questo lo facciamo. Di questo possiamo liberarci di un po' di geometria. Facciamo a cosi alterni, così dimezziamo un po' i poligoni. No, che errore. Dissolve edges. Dissolve edges, bitches. E facciamo la stessa cosa anche in questo verso. Dissolve edges, bitches. Ok. Allora, se fossi molto coraggioso, potrei andare ulteriormente a fondo. E ci andiamo. Dissolve edges, perché tanto sono statue, non è un videogioco, quindi non abbiamo il sabacco di turno che va a spulciare i nostri modelli. E quindi, anche se sono fatti che sembrano della cacca, ce ne freghiamo. Va bene, vi piace questo mio modo di fare le cose?
Guarda che guarda che bello. Con sti triangolini lì. Va là, guarda, guarda, vado ancora più a fondo. No, così è troppo, così è più di quanto sono sia disposto a scendere. Allora, e adesso facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto in precedenza, ma con questo, quindi estrudi, lo estrudiamo per buona creanza. Scusa, in che verso me lo stai facendo? Ah no, perché è storto, è stortino questo. E allora sì, è giusto che lui me lo faccia lungo la Z locale. Ce ne battiamo il bene. Se vuoi far finta di sapere quello che dici, Francesco, almeno di le cose giuste. Io come al solito ho fatto troppi passaggi. Ok, adesso a questo punto siamo messi abbastanza bene. Dobbiamo giusto rendere questo. Ah no. Ma poi in realtà che cazzo ce ne frega? Tanto nessuno andrà mai a vedere l'occhio di questa statua, cioè. Non è che sto facendo davvero un videogioco che la gente può andare a spulciare le porcherie che metto in piedi con i miei modelli. Cioè, questi modelli faranno schifo a Dio, ma è una cosa che rimane tra me e voi. Il casuale osservatore non se ne renderà minimamente conto. E anzi, griderà al miracolo della tecnica e dell'ingegneria. Che poi in realtà. Perché mi fa sto lavoro qua? Ah, sì, perché non ho fatto così. Ok. In realtà posso addirittura fare questo lavoro qua e diminuire ulteriormente la nostra conta dei poligoni. Ok, a questo punto vediamo se posso se posso imbrogliare un po' e diminuire, fare anche questa un po' meno. No, no, vabbè, questa la lasciamo così. Tra noi due, Francesco, che rimanga il nostro, sarà il nostro piccolo segreto. Allora, questo lo nascondiamo, questo lo nascondiamo. Cosa è successo a quest'occhio? Adesso capisco perché il perché della benda. Questo è a risoluzione imbarazzantemente alta. Che poi in realtà, se noi ne vogliamo proprio andare a vedere questo, possiamo anche eliminarlo. Questo lo possiamo scalare leggermente, separare. Poi in realtà possiamo vorrei, se mi fosse concesso, vedere questo. Per cercare di. È stato operato. Per cercare di diminuire un po' la risoluzione di questo affare qua. Oh, questo è bello, guarda che bello. Perfetto. Ok, questo mi piace. Possiamo provare a diminuire anche un po' questo. Tanto di nuovo sti cazzi, non è che verrà mai nessuno a controllare. No, forse così è un po' troppo.
così, almeno poi quando applichiamo il nostro operatore booleano. Ho detto ano. Questo sarà un pochino più gradevole. Ok. Questa più o meno va bene. Anzi, lo applichiamo già. Così come applichiamo già anche di qua. Questi non mi preoccupano più di tanto. Meno risoluzione vuol dire meno quadrati, meno poligoni. Meno di questi. Letteralmente meno questi. Anzi, in realtà meno questi, meno puntini, esatto. Vuol dire che il computer deve calcolare meno puntini. Proviamo a fare la stessa cosa di qua. Tanto di nuovo. No, che errore! È la fiera di sti cazzi. Possiamo addirittura questo scalarlo ancora un po'. Ok. E adesso unifichiamo tutto. Allora, questo. Boolean con questo. No, non mi piace. Se io usassi invece no, Ctrl B, no. Com'è che si faceva? Cosa? Era Shift B? No, perché questo è il box select. No. Come cazzo era? Sono anche divulgazione scientifica, precisamente. Collection relations. No. Apply clear mirror, no, transform, no, mi ricordo che era tipo Ctrl-Alt-B, no, no, questa è una roba che non mi serve. Ah, eccolo, Union, perfetto, fantastico, ok. Ok. Dunque, forse prima dobbiamo... Union. Ok. Union. Ok. Union. No, cosa ho fatto? Union. Perché? Union. Perché? Proviamo a selezionare prima questo e poi quello. Union. No. Perché? Qual è il problema? Control catch. Qual è il problema? Intersect? No. Eh no, è unione. Perché mi fa sto lavoro? Non capisco.
capisco. No. No, altesse. No. Object. Snap. No, origin, mi serve origin. Transform, no, set origin. Origin to geometry. Non credo. Proviamo a fare così, guarda. In realtà forse hai ragione. Forse hai ragione, ma allora facciamo e altm al centro, poi usciamo, riveliamo di nuovo questo. Avevi ragione tu, bravo Francesco, vedi? Mi hai levato un sacco di castagne dal fuoco. Bravo, bravo. Fatti un applauso. Oddio, però fa schifo forte sta roba qua, eh. No, questo ci conviene. Ci conviene suddividerlo almeno un paio di volte. Abbiamo fatto un erroraccio a cosarlo. Ok. Fa cagare lo stesso, ma ne sono rallegrato. Posso fare intanto altm by distance. Ok, che già sensibilmente meno peggio. Almeno abbiamo tolto un po' di robaccia. No, forse un po' troppa robaccia abbiamo tolto. Non è proprio. Sì, 10 punti Klaus a te. Fa un po' cacare, ma. Al centro. Al centro. Al centro e. Al centro. Fa un po' cacare. Non so se ho voglia di ripulirlo. Qua dove doveva chiudersi qua? No, che schifezza ha fatto. Oh no, oh no. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Ah, no, aspetta, è qua. Ok. Proviamo ad alzare questo. È un po' molle. No, 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 ma sai che quasi quasi me ne sbatto l'anima, ma mica per niente. Ma guarda, ma me ne sbatto la ciolla che non c'è neanche un'idea. Lo salviamo però con un altro nome, così da non rovinare nel caso ogni speranza di redenzione. Ok. Materiale è rimasto questo, ma noi vogliamo in realtà
fare un nuovo materiale grigio. Che in realtà sembra un po' una statua. Fa cagare, no? Fa cagare. Fa cagare. Con la vertebra della moffetta. No, però Francesco fa cagare. È terribile. È agghiacciante. A parte che non voglio che sia speculare per niente. Deve essere ruvidissimo. No, in realtà un po' speculare deve esserlo. Oddio, è terribile. Oddio, una merda. Oh mio Dio, è disgustoso. No, è terribile. Mi fa venire voglia di, non lo so, di porre fine alla sua patetica esistenza. Oddio, a parte che c'erano tanti di quei doppi che lascia fare. Oh Gesù. Non è tanto il fatto che sia poco definita, è il fatto che è proprio una merda. Oddio, fa cagare ma forte. Ma non una di quelle belle cagate che poi arrivi alla fine che dici: ah, come sto bene. No, proprio di quelle che arrivi alla fine e ti penti di aver vissuto fino a quel momento. E proprio dici: oh no, cosa ci faccio io ancora qua nel mondo dei vivi? Perché non ho posto fine alle mie sofferenze molto tempo fa? Così dici. Così diciamo noi alpini. Oddio, è questo? Oh no. No, che incubo. No, che incubo. E dentro com'è? Dentro ancora peggio. Se fuori è una merda, dentro. Dentro è la fiera della cacca addosso. Alla fine che ti bruciate. Esatto. E poi ti penti di tutte le tue scelte di vita fino a quel momento. E ti riprometti di non farlo mai più. Ma dentro di te sai che stai mentendo. E puoi mentire a tutti, ma non puoi mentire a te stesso. No, io però, se no non ci vedo niente. Allora, questo cosa fa? Cos'è? Cosa mi rappresenta? Cerchiamo di aggiustare in qualche modo questa situazione. No, no, senti. No, senti. No, questo volevo davvero toglierlo. Questo me ne frego. Me ne frego letteralmente. Non ho neanche voglia di ripararlo. È questo il grosso problema. Che. Ah, questo addirittura così. Perché tanto in realtà tutta questa parte non si vedrà. Quindi non mi interessa.
Questa parte qua no, letteralmente non mi interessa. C'è roba qua sotto, ma noi facciamo... no, devo farlo così. Ok. Che è sta roba? E perché sto ancora cercando di salvarlo, sto coso? È insalvabile. Guarda quanta roba si porta dietro. No, questo lato tanto non lo vedrà mai nessuno, ma mai nessuno nella storia delle cose che si vedono. E anzi, farò molta attenzione a fare in modo che letteralmente nessuno lo veda. Tranne in questo momento. In questo momento qualcuno che lo vede c'è. Ma guarda che è sta merda! Oh Gesù! Certo! Ma che è sta roba? Oddio! Cioè, avrei fatto molta meno fatica se l'avessi fatto da capo, cioè se l'avessi raso al suolo e rifatto da capo. Avrei letteralmente fatto molta meno fatica. Ciao Bleco, benvenuto nell'incubo, fellow good hunters. Allora, intanto io vorrei selezionare questo e eliminarlo per sempre dal creato. Come va, Bleco? Intanto sto sudando come un drago. Alziamo un po' il ventilatore perché sennò io qua mi sciolgo. Ah, nel caso te lo stessi chiedendo, stiamo disperatamente cercando di salvare questa cosa che non può chiaramente essere salvata. Che chiaramente dovrei lasciar morire, arrendermi, lasciar morire e probabilmente rifarlo da capo. Oh no, qua invece si muore di caldo. Ok, poi leviamo anche tutta questa roba qua che non ci serve a niente. Non la vedrà tanto mai nessuno. La leviamo anche di qua, se no crea questi abomini. Ok. E io quasi quasi... Leverei anche sta roba qua. Perfetto. Però... Ma che mi frega? Ma sto facendo una roba che se qualcuno che ne sa di modellazione 3D vedesse mai questa live mi prenderebbe a sputi nel cranio. Ma mi farebbe impiccare. Perché sto davvero uccidendo qualunque criterio. Ma me ne frego, perché tanto questa sarà una delle statue che nessuno vedrà mai. Cioè, si vedranno solo di sfuggita nella nostra ipotetica filmografia. Creiamo l'universo che non ha creato la Universal, ce lo facciamo da soli. Questa è magia tridimensionale.
e io, come puoi ben notare, non sono chiaramente in grado di gestirla. No, no, ho sbagliato. No, no, queste rimarranno limitate a vegliare sull'incubo. Sull'incubo di Mensis. Oddio, e qua perché fa sto lavoro? Oh Gesù. Ok, non ho granché voglia di mettermi a pulirla tutta. Ma proprio zero voglia di mettermi a pulirla. Quindi credo che la lasceremo così. A parte forse. Qui e questo lo facciamo finire qua. Ok. E più o meno mi sembra che vada bene. Questo lo facciamo finire qua. Questo si leva, questo va a finire qua. Questo va a finire assieme a questi due. Questo si leva. Questo questo va così. Poi questo. Sì, è Suzanne col corpo da papera. E questo è solo il livello base dell'incubo, perché poi l'incubo vero arriva dopo. Tu non hai ancora esperienziato il vero incubo. Questo lo facciamo andare qua, ma per poco, perché poi lo facciamo anche finire qua. Questo può finire comodamente qua. Questo può finire qua e poi può finire qua. Ok, nel dubbio salviamo. Ah no, è rimasto in ballo questo, ma lo facciamo finire qua. E nel dubbio salviamo. Ok, mi sono già rotto le balle di pulire sto coso. Ma è un lavoro sporco che qualcuno dovrà pur fare. E tanto stiamo qua, ce la chiacchieriamo, eh? Ci raccontiamo le barzellette sporche. Tipo quelle urca che gambe che puzza di mutande. Al centro, questo lo spostiamo un pochino, questo lo spostiamo un pochino, questo lo facciamo arrivare qua, questo lo facciamo arrivare qua e questo lo facciamo arrivare qua. Ok, questo lo facciamo arrivare qua. Questo lo facciamo arrivare qua. Questo lo facciamo arrivare qua. Questo
questi al centro. Va che bello. Questo lo uniamo a questo perché mi va. E no, che a me non mi va. Non va. Che sta merda qua. Sospeso a metà. No, in realtà va bene. Oh Gesù, questo. Questo lo facciamo arrivare qua così. Analogamente di sotto, questo lo facciamo arrivare qua così. Così come questo. Questo lo uniamo a questo. E di sotto dove... Ah, di sotto arriva lì, che ci va bene. Questo mi va bene che sia così. Questo mi va bene che sia così. Qui abbiamo già fatto dei danni. Abbiamo già fatto abbastanza danni per oggi, ma ne faremo ulteriori facendo questo lavoro qua. Questo da dove cazzo arriva? Non lo so, ma lo facciamo arrivare qua anche lui. Ma sì, guarda che festa che c'è qua. Che festa, che bello. No, 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 ti prego. Ho dei limiti anch'io. Allora, per l'amor del cielo. Ok. Poi questo lo unisci qua. E poi facciamo... leviamo questo. E lo facciamo arrivare qua. In realtà questi due non li voglio così. Ma lo teniamo così, questo ce lo spostiamo un pochino, arrotondiamo un po' questa situazione. Questo lo cerchiamo di spostare in modo che sia un po' meno disgustoso. Ok, nel frattempo questo è diventato un abominio. Va bene. Sì, esatto. Non lo so, secondo me mi chiudono il canale per questo contenuto per adulti. Questo lo posso levare. Questo lo posso levare. Questo... Questo è un bel casino. Questo è effettivamente un bel casino, ma facciamo così, senti. Va bene, va bene. Lo lasceremo... No, no, non posso lasciarlo così. Questo lo facciamo arrivare fin qua. Quello sbuca, quello sbuca, quello fa così. Quello fa così. Questo fa cacare. Eliminiamo. E questo anche. Questo pure. Oddio.
Qua è un casino perché non ci vedo niente. Facciamo così. Ok, almeno riesco a vedere. No, scherzavo, non riesco a vedere un cacchio. No, ho sbagliato. Devo fare così. Ok. Allora, questo lo posso unire qua. La visuale statua? Non l'hanno ancora implementata la visuale statua. Che giro fa questo? Oh Gesù, bello. Allora no, questo posso levarlo, questo posso levarlo. E sti cazzi. Ok, questo. Si può levare. Questo purtroppo no, ma possiamo levare questo. Qua c'è tutta quella situazione lì che non ho idea di cosa faccia. Che è sta roba? Boh. Però nel dubbio io la lascio perché non mi disturba in particolar modo. Questa situazione deriva da... Ok, me lo faccio andare bene così, ragazzi. Mi sono scassato le balle. Oh! Ok. Oddio, quanto fa cagare. Però sai, è una statua, ci sta. Deve essere una statua. Mi sta anche bene. Questo senza... Ma sai che in realtà se vai a vedere mi va bene che sia così. Tanto anche questo in realtà è una statua. E come tale... Oddio, mi si è sbagliato tutto. E come tale dovremmo... Intanto aggiustare sta cosa qua. Che cazzo è sta roba? Ah, è l'occhio che si sovrappone. Oddio, dobbiamo fare un booleano anche di qua. Non so se ho la forza. Ma scusa se io... Non so se ho la forza. No, no, ma... perché è una cover. Non... Cioè, se questa cover non ha copyright strani sopra... è perfettamente legale. Poi è tutto in una playlist royalty free, quindi figurati. Ok. Allora. Dunque, vediamo un po' a che punto siamo giunti. A questo punto, ecco, perché ho fatto tutto sto casino di renderla un blocco unico e renderla fondamentalmente una gigantesca pila di sterco, perché posso usarla per fare questo giochino qua. No, così, però io vorrei che lo facessi dall'altra parte, scusami. Vorrei.
Ok, grazie. No, un po' di più. Allora, aspetta, edit. Ah, è vero che non funziona così. Vorrei che funzionasse così. Ok, e poi posso addirittura farne. Posso poi fare un array di questo array, dove però. Esatto, il conto è così. E posso. No, potevo ruotarli in qualche modo, renderli. Evidentemente non posso. Posso però fare così. Così. Object set origin to 3D cursor. Posso levare quest'altro. Mirror su Y. E voilà! La magia! La prestidigitation! E voilà! Oulala! Vas-y! Le jambon! Les prends bon. Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans les banlieues avec les jambons des cochons? Hein? Mago? Vedi se è magia. Che magia nera? Che magia vera? Eh? Chiamavano Yu-Gi-Oh! Da bambino. La prestidigitazione. La magia. L'illusion. Le mirror modifier. Ok. Adesso, visto che sono pigro. Io gli piazza. Ah, vabbè, intanto nascondiamo sta affare che mi ha già un po' rotto le palle. Poi facciamo la visuale da sotto. Cerchiamo più o meno il centro di questa situazione. E ci aggiungiamo un cilindro. Facciamo un po' di piedistallo. No, però ho bisogno adesso di vedere dove è messa quella situazione lì. Ok. Facciamo un po' di piedistalleria. Ok, e poi GZ. Non me la. Perché scusa? Ctrl J. Ah, ok, a posto. Ok.
Niente, ma lo sto facendo incredibilmente bene. Cioè, lo sto facendo. Volevo controllare che... infatti qua finisce fuori. E lo aggiustiamo. Lo aggiustiamo, ci basta diminuire qua. No, scusa, vorrei, se mi fosse concesso, tornare a questa visiale. Un po' così. Ok. Ah no, adesso però me l'ha fatto tornare lì. Ok. Ok. Shade smooth. Una luce neanche a pagarla. Ok, forse però vorrei spostarli tutti un po' più in alto. No, come faccio così. Sì, esattamente, a mandarlo un po' più distante e a spostarlo anche un pochino più in qua, così gli possiamo dare un po' più di respiro e dare un po' più di spazio di qua, forse troppo. Ok, magari ancora un pochino appena appena. Ok. Ok, mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Bello. Bello. Questo si è sbagasciato? Sì. Scusi. No, scusa. Ah, perché sono ancora qua. Ah, no, non si è sbagasciato. È solo questo che ovviamente è diventato un po' più sbarazzino. Allora, in realtà a questo possiamo dare lo stesso materiale di quella roba lì. Possiamo dargli questo qua. Chiamiamo questo materiale statua, per l'amor del cielo, perché sennò mi viene da piangere. Oddio, perché cioè, ci sono due copie di ogni cosa? Non lo so. E probabilmente non lo sapremo mai. Ok, adesso bisogna modellare questo. Avevo pensato, seguitemi, di... Ah no, bisogna anche... No, questo lo lascio così, me ne frego. Ragazzi, non ho voglia di affrontare un'altra operazione booleana. Comunque, stavo dicendo, avevo pensato di organizzarla così. Volevo fare in modo che ad aprirsi fosse questa parte qua, non la bocca come il nostro caro amico Salazar, ma proprio tutta questa situazione. Dove mi ha... Ok. Adesso posso giostrarmela più o meno così. Adesso vi vado a esplicare il mio pensiero. Il mio pensiero era forse prendere addirittura anche questa parte qua. Qua anche compresa questa, fare P selection. Ok, e poi fare in modo che si apra in questo modo, tipo così, però
con l'origine tipo qua. Tipo lì, vediamo, 3D cursor, che si aprisse, no, e allora mettiamo, proviamo a metterla qua, guarda, non neanche, cacchi nudi, tipo così, che si apra così, rivelando la caverna della bestia. E anche lì non so se farlo uscire o se far entrare la telecamera nella bestia, nell'antro della bestia. Però sì, aprire poi qua, fare tipo una grotta dove poi c'è l'incubo. E pensavo di farlo aprire così. O insomma, in un modo equivalente. Perché mi sembrava abbastanza. Che si prestasse abbastanza a questo tipo di. Oppure così, farlo scomparire così, insomma. Ci sta, ci sta. Allora, intanto lo salviamo come camera 2. Perché poi vediamo bene come strutturare la situa. Ma siamo finiti in un'altra playlist? Ah, no, è sempre la stessa. Ok. Va bene. Dunque, ci pensiamo. Io sono un po' stanchino, quindi direi che per stasera possiamo conchiudere qua. 1 ora e 20. Mi sembra un'ora onesta. Dunque, amici, io vi ringrazio per essere rimasti insieme a me anche questa sera, aver partecipato come al solito a questo incubo collettivo che ci accompagna, ormai da un paio di sere, e vi auguro tutto il fancy possibile. Ci vediamo alla prossima, dai. Ciao zio. Che sonno nella vita. Ciao zio.